reduce dal giro in Italia, Napoli, qualche incursione televisiva dove sei stato al centro di un dibattito abbastanza forte. Poi ritorni in Sicilia e trovi un sacco di persone che ti aspettano. Ma guarda, io li ho trovati in giro dappertutto in Italia, veramente. Abbiamo trovato tante persone che ci aspettavano a Napoli, oltre 1000 persone, tanti democristiani che tornano a respirare aria di valori condivisi. Ho trovato l'altra sera tante persone a Pescara che aspettavano nel primo incontro della democrazia cristiana. C'è tanta gente che ha voglia di tornare a stare in un partito di idee, di valori, per difendere le cose che contano e soprattutto per rappresentare gli interessi di quelli che non hanno voce, di quelli che non ce la fanno, come abbiamo fatto oggi qui d'altronde con questa associazione per la fibromialgia. Tutto improvvisato oggi. Tutto improvvisato, per questo più genuino e migliore. No, non sento la difficoltà che mi schiaccia quando qualcuno in qualche modo vuole provocarmi, come hanno fatto l'altra sera in televisione. Lo considero una parte delle cose che devo fare. Io credo che tutti hanno il diritto di dire le cose che pensano, anche quando queste cose mi offendono e sono contro di me. Di rispetto per quello che fanno, però loro voglio dire con grande serenità che non mi lascio intimidire. Vado avanti per la mia strada, loro dicano quello che pensano, io sono a posto con la mia coscienza e vado avanti. Le europee, è davvero un banco di prova importantissimo. È un tasto delicato, stiamo lavorando per capire la democrazia cristiana dove meglio può esprimere la possibilità di rappresentare i propri valori. C'è un ragionamento comune, non possiamo stare ai margini geografici del Parlamento, che siano destra o che siano sinistra. La nostra scelta è di stare al centro, stiamo valutando dentro il centro quale rassemblamento poter fare per rappresentare nei limiti delle nostre scelte tra popolari e democratici cristiani quello che gli elettori ci chiedono. Sempre a testa alta. Sempre a testa alta. Ti ringraziamo. Cuore forte e testa alta. Ok.